Buonasera a tutti e ciao a tutti agli amici. Intanto grazie a Padre Luca e alla dottoressa Paola di essere qui con noi questa sera. Tante, tante grazie perché sappiamo com'è prezioso il loro tempo e la loro attività. Vi dico subito che la riunione, l'evento è registrato. Se siete d'accordo, se acconsentite, questo è per poter pubblicare nei siti delle rispettive associazioni e per poter dar modo ad altre persone di usufruire, così come ci hanno chiesto. Microfono spento per cortesia quando non si parla, perché così se avete rumore di sottofondo. Io mi permetto solo di intervenire brevemente per l'amicizia che ormai mi lega e di cui sono molto onorata a Padre Luca e a molti di noi e di voi. E, non ho un ruolo particolare se non di collegamento. E ne approfitto per dire, mi sembra giusto dire chi siamo qui stasera, se c'è qualcuno che ancora non lo sa. Oltre ad essere amici e collaboratori a livello personale, facciamo parte, intanto io, che sono una delle più anziane, del Centro Studi Aziendale Giovanni Donati per il Volontariato e Solidarietà dell'Azienda della Romagna e anche dell'Associazione Salute e Solidarietà. Per quanto riguarda la comunità missionaria di Villa Regia, di cui Padre Luca è missionario, ci parlerà lui. Il centro studi aziendale nacque per volontà, per delibera della direzione generale dell'azienda USL di Forlì nel 2007. E qui con noi abbiamo ancora il piacere, e l'avremo, e noi siamo molto contenti di averlo come socio ora. Chi ci firmò la delibera? Cioè il direttore generale di allora, che è l'amico dottor Claudio Mazzoni. Rileggendo proprio l'atto costitutivo, la farò breve, però ho voglia di dirvelo qual è la missione che poi, la mission che poi è rimasta quando il centro studi aziendale di Forlì è divenuto centro studi aziendale della Romagna nel gennaio del 2020. E il coordinatore è il dottor Francesco Landi, che credo ci abbia già raggiunto o ci starà raggiungendo. Comunque, la mission del centro studi allora, nel 2007, questa. Centro studi crede che l'ascolto e il supporto materiale e psicologico rivolti alle persone in stato di difficoltà e la diffusione dei principi di solidarietà e uguaglianza come valore sociale siano un diritto senza differenze di nazionalità, sesso, religione e appartenenze etniche. Il mondo occidentale ha il dovere di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei paesi che maggiormente soffrono per povertà, disuguaglianze, analfabetismo, mancanza di salute. Considerando poi che la regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e civile e il ruolo nella società del volontariato, eccetera, eccetera, il centro studi nasce per valorizzare e mettere in comune il patrimonio frutto dell'impegno dei singoli operatori sanitari e delle loro forme aggregative e associative, che con le loro attività di volontariato operano a livello locale, nazionale e internazionale, e delle organizzazioni di volontariato locale che sono attive all'interno della struttura ospedaliera a sostegno dell'ammalato. Ho voluto rileggerlo pari pari perché dal 2007, cioè ben poche aziende ebbero la lungimiranza e direzioni di scrivere di voler fare una delibera, un atto deliberato di questo tipo. È stato completamente sposato, per nostra fortuna che ci crediamo ancora e di tanti altri che ci credono, nel 2020 dalla nuova direzione generale. E le attività sono appunto quelle di carattere di tipo formativo, di tipo di organizzazione di eventi, di formazione non solo a livello locale, ma anche di supporto e di formazione per persone che partono in missione o sono in missione. Cos'è Salute e Solidarietà, che invece è di Forlì? È nata nel 2017 per lavorare all'interno della realtà del territorio forlivese e della Romagna, quindi per lavorare, per garantire il diritto alla salute e per chi non ha questo, per facilitarlo e garantirlo per chi non lo ha, italiani e stranieri, minori non accompagnati, persone richiedenti asilo e per tutti quelli che si possono trovare in condizioni di bisogno economico o psicologico e non riescono ad accedere
al Servizio Sanitario Nazionale, così come la nostra Costituzione garantirebbe. Quindi, ecco, il presidente attuale di Salute e Solidarietà è l'amico Giorgio Verdecchia, che non so ancora se ci ha potuto raggiungere perché ha avuto proprio dei problemi oggi non indifferenti nell'ambulatorio a Buon Pastore, cioè di positività di persone che hanno accesso alla struttura, e quindi ha avuto qualche problema. E Francesco, se è con noi, comunque subentrerà anche nell'arco della serata, anche Francesco Landi del Centro Studi. Quindi, sintetizzando, uniamo il nostro impegno in questo motto: diritto alla salute, dovere della solidarietà, ruolo del volontariato. Salute e solidarietà, in particolare anche nell'ultimo anno, si è messa a fianco delle istituzioni, quindi ruolo del volontariato che non deve sostituire l'istituzione, ma deve starci a fianco. E si è messo a fianco per fare medici e infermieri, vaccinazioni volontarie, in modo volontario. E questo ha dato una mano incredibile, non lo dico io che sono una di quelle che ha lavorato meno, lo dico ad onore degli altri, veramente dei colleghi che hanno dato una gran parte del loro tempo per sensibilizzare le persone e vaccinare, e ancora in modo volontario. Per cui, ecco, questa è una delle azioni anche più importanti di Salute e Solidarietà. Non potevamo non volere essere insieme a Padre Luca e alla sua comunità. Anzi, abbiamo fatto qualcosa, vorremmo fare di più, ed è sempre un gran piacere ascoltarlo, ma cercare anche poi di concretizzare, di sfruttare e beneficiare dei suoi spunti di riflessione della realtà che vive, a cui dà vita insieme alle altre sorelle, agli altri fratelli. E quindi lo vogliamo ascoltare anche stasera. Magari se anche tu, Luca, due parole sulla comunità a cui fai parte, perché magari forse c'è qualche anche persona che ancora non ti conosce. Fa tu, poi dopo la serata si svolgerà ascoltandovi, ascoltandoti e ascoltandovi con la dottoressa Paola Anazzono, non so dove va l'accento, e poi faremo le domande magari alla fine, dopo qualche domanda. Io ora taccio e chiudo il microfono. Prego, Luca. Buonasera a tutti da parte mia e da parte di Paola che ora vi presento. Io cerco di tradurre quello che dice qua vicino a me e quindi adesso le passo la parola. Hola a todos. Buonasera a tutti. Bom, mi chiamo Paola. Chiamo Paola. Sono nutrizionista. Sono medico nutrizionista. Aqui no Brasil, trabalhei na linha de frente. Qui in Brasile ho lavorato in varie aree della medicina. E também participo da comunidade. Sono membro attivo della comunità, lavoro con Padre Luca. Também trabalhamos com os jovens, as crianças, e hoje vim partilhar com vocês um pouco sobre minha experiência de parto com o SUS. Oggi però sono qui come mamma perché vorrei raccontarvi la mia esperienza di parto nella rete della salute pubblica brasiliana. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, come diceva Daniela, che saluto con affetto. Appunto, sono padre Luca, sono missionario forlimpopolese, sono in Brasile da poco più di un anno e vivo nella periferia della periferia della periferia della capitale di San Paolo del Brasile. E insieme ai miei fratelli e sorelle di comunità cerchiamo di annunciare il Vangelo con la vita, con il servizio ai poveri e anche con l'annuncio diretto del Vangelo. Quando Daniela mi ha chiesto un intervento, ho pensato subito che bisognava stare attenti perché Daniela è molto. Perché insomma, gli spunti di riflessione possono essere e portare a pensare, ed ecco che arriviamo subito a una persona a noi tutti molto cara, ma in particolare a pensare che stiamo vivendo e vogliamo ascoltare l'esperienza di un missionario, quindi di una persona che
sta facendo un sacco di cose belle, quindi che non vede l'ora di raccontarle. Ecco, io a Daniela e a voi questa sera vorrei invece proporvi di fare un altro cammino insieme, perché forse in questo tempo di pandemia e anche forse della fase della vita che vivo, direi che forse è quasi più importante, o mi sembra più interessante, condividere non tanto cosa faccio, ma come cerco di abitare questa nuova realtà, che credo, come dire, di capire Annalena quando diceva io sono nessuno, cioè io così non me la sentivo di accettare questo invito da parte di Daniela, pensando di raccontare le grandi cose che un missionario può fare, perché poi quando si è qua dice ma non sto facendo granché, insomma. E quindi vorrei semplicemente mettermi in ascolto con voi e metterci insieme a Paga in ascolto con voi, proprio con questa consapevolezza di essere, di stare cercando di fare tutti la nostra parte per rendere il mondo un po' migliore, ciascuno nel suo luogo. E mi sono chiesto, un missionario e dei medici, che cosa hanno in comune? E ho pensato che forse il prendersi cura è una cosa che ci unisce. Cito Annalena nella sua intervista in Vaticano, dice così: Luigi Pintor, un cosiddetto ateo, scrisse un giorno che non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti al collo, possa rialzarsi. Così è per me. È nell'inginocchiarmi perché stringendomi al collo loro possano rialzarsi e riprendere il cammino, addirittura camminare dove mai avevano camminato, che io trovo pace, carica fortissima e certezza che tutto è grazia. Ecco, allora mi pare di poter dire che medici e missionari hanno in comune questo desiderio di chinarsi perché un altro possa riprendere il cammino. Ma come farlo? Come farlo? E qui credo che ci aiuti questo stupendo quadro di Rembrandt, che amo tantissimo, che è Il Buon Samaritano, non tanto perché evoca la conosciutissima parabola evangelica, ma perché Van Gogh dipinge, come spesso fa, questo atto di cura in una situazione di grande, grande fragilità. Ciò che mi colpisce di questo brano è di fatto la percezione che tutto è in movimento, che tutto è fragile, non c'è una fermezza, ma c'è una fragilità consegnata. Il cielo, la terra e anche il buon samaritano sono quasi nell'atto del cadere e della fatica. E allora ho pensato che forse medici e missionari in fase di pandemia sono persone che non devono avere paura di mettere a servizio degli altri non solo il loro desiderio di sollevare, di salvare, ma anche di essere fragili. E sentire la voce di Daniela tremolante questa sera mi ha toccato un po', e quindi sono ancora più convinto che è così. Ma cos'è sollevare? Cos'è salvare? E mi ha colpito ascoltare la testimonianza di una dottoressa dopo l'esperienza con il QAM in Congo, raccontare che nei 6 anni di università di medicina e nei 4 anni di pediatria non aveva mai fatto i conti con la morte, e che era dovuta stare anni in Africa per riconoscere che lei non era una macchina di vita, ma che doveva anche avere a che fare, pur essendo medico, con la fragilità e la morte. E davanti a questo, per la prima volta, si era detta, ma allora,
Io che medico sono, se non sono riuscita a salvare tutte le vite che dovevo? E allora che cos'è la salvezza? Capite che sollevare, salvare, medici, missionari sono domande serie, perché io me le faccio tutti i giorni. Cosa ci sto a fare qua? Cosa ci sto a fare qua? Perché qui? Salvo vite? Potrei, certo, raccontarvi le cose che si fanno, le azioni che stiamo facendo con i giovani, le attività che... Non lo so, ma credo che forse anche questo tempo di pandemia ci abbia fatto percepire che c'è un di più, c'è una salvezza che è di più, e che è qualcos'altro che ancora non riusciamo a acciuffare del tutto. E quindi credo che certe domande che un medico, che un missionario si devono fare sono serie, ma cos'è la salvezza? Perché sì, perché io posso guarire da un raffreddore, da una malattia grave, ma poi cosa c'è oltre? Quale salvezza? Come salvare? Quali sono i confini? E lo dico anche consapevole che in questi giorni siamo sempre più uniti nel Vangelo quotidiano, per chi è credente e accompagna il cammino della liturgia quotidiana. In questi giorni Gesù è all'inizio del Vangelo di Marco, non fa altro che curare e guarire. Ieri Gesù incontra un lebbroso, il lebbroso gli dice: tu mi puoi salvare. E io credo che tante persone vengano da un medico. Io mi riferisco e parlo soprattutto a medici, perché so che è la categoria che ho davanti questa sera, e quindi mi perdonino gli altri, ma io credo che tutti noi andiamo da un medico e gli diciamo in fondo: tu puoi fare qualcosa per me. E così lo saluto, un medico, mio fratello di comunità, con il quale abbiamo condiviso vari anni nella comunità di Imola e Vedrana, il pediatra Paolo Bottau, che lavora a Imola, mi raccontava che quando andava a confessarsi aveva sempre paura di dire che era medico, perché gli era successo qualche volta di dire: io sono un dottore, e quindi accorgerci subito che il padre, il frate che lo confessava, cercava di fare presto per dargli la soluzione e dire: dottore, scusi, io avrei bisogno di sapere, ma sento un po' di mannaggia, è l'unico momento che ho di pace, e anche questo per il fatto che sono medico, perché tutti in fondo cerchiamo di stare meglio, e quando abbiamo davanti un medico, insomma, ne approfittiamo. E la cosa incredibile è che Gesù accetta questa cosa, cioè Gesù vuole la nostra salute, vuole il nostro benstare. E nel Vangelo di ieri un lebbroso gli si avvicina e gli dice: Signore, io lo so che tu puoi curarmi. E Gesù stende la mano e con un atto incredibile tocca la ferita della lebbra, quindi per la legge della religione ebraica diventa impuro, ma lo guarisce. Gesù lo tocca e lo guarisce e dice: lo voglio, sii curato. E proprio ieri sono stato a trovare una signora in ospedale e abbiamo letto il Vangelo insieme, e lei, dopo che ho letto questa frase, continuava a ripetere: eu quero che você seja curato, io voglio che tu sia curato. E lo ripeteva mentre le infermiere si la sistemavano, e lei mi continuava a dire: io lo voglio, sii curato. Per dire che Gesù è un medico, cioè chi andava da Gesù cercava vita piena,
E Gesù stesso lo riconosce quando si presenta nella sinagoga e dice: oh, io sono venuto per annunciare ai poveri la buona notizia, la libertà ai poveri, ai ciechi la vista e a rimettere in libertà gli oppressi. Cioè, io sono un liberatore, io sono uno che vuole curare, voglio che la tua vita sia bella. E alle volte abbiamo un senso del sacro che è un po' strano. Pensiamo che la malattia venga dall'alto, che Dio ci abbia dato una croce per salvare. E non è così. Dio vuole che noi siamo curati e salvati. Una malattia non è mai il segno di una volontà di Dio, è il segno di un limite tostissimo della nostra realtà e che noi in fondo, come dire, con la quale in fondo noi dobbiamo avere a che fare, ma sapendo che Dio vuole che noi siamo curati. Lo voglio, sì, curato è la risposta di Dio davanti a ogni lacrima, davanti a ogni sofferenza. Poi purtroppo non è onnipotente come lo pensiamo. Agostino, Sant'Agostino, non voleva assolutamente che nel credo si dicesse che Dio è onnipotente, perché noi siamo arrivati a dire che non cade foglia che Dio non voglia. E immaginatevi nel mondo della malattia cosa vuole dire. Ah, dunque, se sono malato è perché Dio lo vuole. È una grande bestemmia. Dio non vuole il nostro dolore. Dio non gioca con le nostre lacrime. Dio non gioca con la nostra sofferenza. Dio vuole che noi abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. E su questo non dobbiamo assolutamente tergiversare né far capire ad altri cose, perché non è vero che si consola dicendo: ah, Dio ti ha mandato stracroce per aiutarlo a salvare il mondo. Sono delle grandi idiozie, non è vero per niente. Dio piange davanti alla nostra sofferenza, piange davanti alla nostra malattia e vuole il contrario, tant'è che davanti a tutte le persone che gli dicevano: fai qualcosa per me, la prima cosa che chiedeva è: ma tu cosa vuoi? E per dire, chiama per nome quel dolore, perché io non è che ti salvo così, io ti salvo da quella sofferenza, da quel dolore. E non ha mai detto a nessuno: ah, che bello, così mi aiuti a portare la croce. Assolutamente, ha sempre cercato di fare la sua parte per salvare. Ma una salvezza, ed ecco il Vangelo di oggi, una salvezza davvero integrale. Una salvezza a 360 gradi. Una salvezza che è una salvezza fuori e dentro. E Paola, che è nutrizionista, mi raccontava come in questo periodo le malattie della nutrizione hanno a che fare anche con, cioè hanno a che fare sempre di più. È chiaro che abbiano a che fare con difficoltà di psicosomatiche, che quindi coinvolgono la psiche, la mente, la volontà, il corpo. Siamo uno, non è che c'è la parte del corpo e la parte dello spirito. Infatti credo molto nel lavoro di equipe, medici, sacerdoti, chiesa. Cioè, dobbiamo lavorare insieme, perché l'uomo o lo aiutiamo insieme o ciascuno prende una parte, ma dopo si fa fatica a metterla insieme. Ecco allora che Gesù e che il nostro Dio cerca una salute integrale, e paradossalmente nel Vangelo di oggi c'è quasi una battuta, cioè portano questo paralitico da Gesù e Gesù gli dice: mamma mia, che fede che avete, e lo chiama così: figlio, ti sono perdonati i peccati, punto. E uno si ferma e dice: tutto qui? E poi resto paralitico. Che cavolo hai fatto, Gesù? Cioè, e il resto non mi vedi che sono ancora qua nel lettuccio? E Gesù, attenzione, che l'ha chiamato figlio e gli ha tolto il blocco dentro, che è una paralisi enorme. Chi lavora con la psicoterapia sa che ci sono paralisi dentro di noi che sono molto peggiori di paralisi fisiche. Poi non voglio arrivare a dire che, come Benedetta
Bianchi Porro a Lourdes è stata guarita dentro e non fuori e va bene così. No, l'abbiamo detto prima, Gesù quando, se può, lo fa volentieri, cioè, insomma, cerca la nostra salute integrale, ma c'è alle volte qualcosa che non riesce a fare perché non può fare tutto, ma certamente ci può riconnettere con le parti migliori dentro di noi e ci richiama figlio. E la salute che viene data a questo paralitico viene data solo perché i maestri della legge non credevano a quello che era appena successo, che Gesù potesse perdonare. A dire che cosa? Che noi possiamo dare la salute, possiamo dare delle cose, ma non salvare dentro. Perché fino a quando non ci sentiamo profondamente amati e non ci sentiamo profondamente al nostro posto nel mondo, noi possiamo essere ricchi, pieni di cose, pieni di salute, che non ce ne facciamo un tubo. O ce ne facciamo ben poca. Lo dico perché vivo in una città dove la droga è diffusissima, qui nelle nostre periferie, ma non meno nei centri ricchissimi di Morumbi o dove ci sono quartieri nel centro di San Paolo che valgono il 5% del PIL di tutto il Brasile, per dire una roba incredibile. E sembra di essere un altro mondo. Ogni tanto il ministero mi porta a celebrare là e passo un'ora e mezza da questa periferia là, andata e ritorno, come fanno tutte le signore che lavorano facendo i lavori di casa o le cuoche in quelle ville incredibili, in quei palazzi incredibili, ma c'è alle volte un malcontento, non si è salvati. E allora, cos'è la salvezza? Cos'è la salute integrale? Cosa vuol dire in questo momento di fragilità? Accettare di stare in un mondo che, ed è questa forse la cosa che possiamo con Paola testimoniarvi, vivendo nella periferia del mondo certe cose si vedono in modo diverso. E allora Paola è nutrizionista, è una professionista della salute, quindi è una vostra collega, è una collega di tanti di voi. Questa sera però l'ho invitata perché siamo amici da poco insieme al marito, anzi che adesso vi presento, ecco qua la famiglia con il loro figliolo, ecco qua. Ha una storia di mala sanità vissuta nella pelle, medico che vive e che riceve dal suo paese, e qui potremmo dire che per certi versi la salute di periferia è una salute che è un diritto, ma è un po' storto, perché tanti come lei hanno in Costituzione il diritto della salute pubblica, ma poi questa non è vissuta. Allora io adesso gli passo la parola, lei parlerà ovviamente in portoghese e io la traduco, quindi forse possiamo fare così, io ti metto in primo piano, tu parli. Lì senza attivare il microfono e io ti traduco. Ok, poi parti. Bom, quando falamos de SUS no mundo, imaginamos algo perfeito, inovador e que pudesse atingir toda a população. Quando parliamo di salute pubblica, pensiamo nel mondo a una conquista sociale che dà la possibilità a tutti di accedere alla salute pubblica. Aqui no Brasil, assim como na maior parte do mundo, o parto cesárea era algo primordial, né? E qui nel Brasile, come in tante parti del mondo, il parto cesareo è dato a tutti la possibilità di accedere.
Mas o Brasil, então, quis mudar essa realidade e trazer para as mulheres a opção do parto humanizado. Ma il Brasile in questo periodo ha, cioè, da tempo dà la possibilità alle donne di vivere non solo il parto cesareo, ma anche un parto umanizzato. Porém, no ano de 2008, quando engravidei... Nel 2008, quando ero incinta. Então, iniciei o meu tratamento no SUS para o pré-natal. Ho iniziato nel centro unico di salute, che è un po' il luogo della salute pubblica in tutti i quartieri. Ho iniziato il percorso di preparazione al parto. Então, em 2009, chegou o dia tão esperado do meu parto humanizado. E finalmente, nel 2009, arriva il giorno del mio parto, del tanto sperato parto umanizzato. Então, fui para o parto, fui para o hospital, na esperança di sair o mais rápido possível com meu filho nos braços. Per questo sono entrata in ospedale con la grande speranza di andarmene il prima possibile avendo mio figlio tra le braccia. Mas 2009 tínhamos descoberto então no mondo o H1N1. Ma nel 2009 il mondo ha scoperto H1N1, isso já é nome comum mesmo, né, di gripe. Ah, una variante influenza. E então, para gestantes isso seria fatal. E una malattia che per le donne incinte sarebbe stata fatale. Fora isso, aqui no Brasil tínhamos a greve dos médicos. E oltre a questo, in Brasile, tanto per non farci mancare niente, abbiamo avuto lo sciopero dei medici. Então, cheguei ao hospital. Sono arrivato all'ospedale. E non tínhamos médico para realizzare o parto umanizzato. E purtroppo non c'erano medici per realizzare quel tanto sperato parto umanizzato per il quale mi ero preparato. Mi deparei con pelo menos 15 a 20 mulheres. Mi sono trovato insieme a 15-20 donne. Em situação parecendo guerra, porque... In una situazione che mi sembrava davvero una situazione di guerra. Não tinham insumos no hospital, medicamentos. Non avevamo medicine, non avevamo anestesia, non avevamo medicine. E então tentaram forçar o parto normal, de forma normal, em todas essas mulheres ao mesmo tempo. E per questo, invece di vivere questo parto umanizzato, per il quale mi ero preparata, mi hanno cercato di indurre il parto naturale. Porém, independente de quem havia um pouco de conhecimento quanto às leis ou não, todas viviam o mesmo tormento dentro do hospital. E nonostante tutte noi fossimo più o meno coscienti dei nostri diritti, a tutte noi era stato indotto il parto naturale. Mas não era nada humanizado. Ma era tutto tranne che umanizzato. Havia muitos gritos. Avevo sentito attorno a me molte grida. As mulheres eram agredidas verbalmente. I medici ci aggredivano, o l'operatore sanitario ci aggredivano verbalmente. Todas as mulheres. Tutte le donne. Scusate, faccio una parentesi io perché per Paola non è facile raccontare queste cose. Vorrei solo dirvi che quello che sta raccontando non è solo il suo racconto, ma tante donne qui hanno paura di andare all'ospedale perché sono aggredite verbalmente. Ma significa proprio prese in giro, oltraggiate. E immaginate un medico o una donna che sta per partorire, non è che ci vuole molto per capire, solo adesso continua a trattare. Tentei o parto por muitas horas
Ho cercato di partorire per molte ore. Mio figlio non voleva nascere. Mio figlio non voleva nascere. Ele era grande. Era grande. Ma diziam che era piccolo. Ma tutti i medici e gli operatori sanitari dicevano che era piccolo. E che stava con una volontà, che non queria trazer il figlio al mondo. E mi accusavano di non spingere abbastanza e di non avere voglia di far nascere mio figlio al mondo. Chegou um momento de troca de plantão. È arrivato poi il momento del cambio del turno dei medici. E una das enfermeiras chegou a me pedir desculpas porque ela teria que ir embora e não poderia me ajudar. E una infermiera che per me è tanto cara si è avvicinata per chiedermi scusa di quello che stava succedendo, ma lei doveva cambiare turno, doveva andare a casa e che non mi avrebbe potuto più aiutare come invece poteva fare. Neste quarto, de onde estava, escutava todas as mulheres a gritarem muito, a chorarem muito, porque... Le ragazze che stavano partorendo nella mia stanza con me, piangevano, gridavano di dolore, pedindo ajuda mesmo. Chiedevano aiuto, ma nessuno si avvicinava a loro. Então resolvemos, eu e meu esposo, a realizar o parto, a fazer o parto nós mesmos. Per cui, insieme a mio marito, abbiamo deciso insieme che ci dovevamo aiutare e far nascere questo bambino. E acho que com amor foi tudo muito mais fácil e realmente nosso filho começava a chegar ao mundo naquele momento. E mio marito, che è ingegnere, in qualche modo è riuscito, insomma, a manovrare questo bambino che tra l'altro aveva una spalla bloccata nell'osso della gamba di Paola, per cui faceva fatica a uscire, ma con qualche movimento insomma, è riuscito a tirarlo fuori. E então ele realmente começou a nascer e a cabeça, então, além de coroar, realmente começou a sair. E piano piano anche la testa, piano piano iniziava a uscire. E então, só que o médico acabou chegando, o médico do novo plantão. Ma ecco che mentre tutto questo stava succedendo, arriva il medico del nuovo turno. E ele, bem agressivo, disse que estávamos fazendo algo que não era permitido e che deveríamos sair dali. E che inizia a dire che stavamo facendo cose che non erano permesse e che dovevamo andarcene. Então ele me fez caminhar com a cabeça da criança para fora. Quindi mio figlio aveva la testa già fuori e il medico mi ha obbligato a andare fuori dalla stanza a camminare. Caminhei por cerca de 4 a 6 metros com a criança. Ho camminato per 4 o 6 metri con la testa di mio figlio fuori da me. E aí cheguei a un'altra sala di parto. Sono arrivato in un'altra sala di parto. Porém já não havia mais forças porque tudo já tinha gasto para camminare. Non avevo più forze perché tutte le forze le avevo spese per poter camminare. Então esse médico, aos gritos, ho iniziato a gridare e questo medico subiu sobre a minha barriga. Ha cercato di salire sulla mia pancia per spingere e fare, come dire, dare la spinta per far uscire il bambino. E con muita aggressione, molta aggressività, ele começou a forçar a saída do bebê, dizendo che este era molto pequeno e che eu estava. E con molte grida e insulti continuava a dire che non avevo voglia di far nascere il bambino e quindi mi spingeva per farmi, dicendo che il bambino era piccolo, cosa che non era. Bom, e aí, com a força de Deus, porque foi só a força divina naquele momento, e Hiroshi veio ao mundo. E non avevo più forze, e davvero con la forza di Dio, Hiroshi è nato. Bom, ele realmente era uma criança grande, tinha mais de 4 kg. Era più di 4 kg, quindi insomma non era proprio piccolo. E então eu tive lacerações muito grandes, muitos machucados. Ero davvero piena di lacerazioni, ero molto ferita.
E aí fui acusada de tentar matar o bebê. Sono stata accusata di voler uccidere il bambino. Perché non avvisei che era grande. Perché non avevo avvisato che era grande. Fora todo o transtorno do parto, eu precisava levar pontos, né, sutura. E oltretutto, dopo tutto questo dramma di parto, avevo a questo punto bisogno di suturare. Mas não havia medicamento para anestesia. Então, até havia, mas eles iam guardar para outra pessoa. Ou melhor, c'era, ma l'avevano pensate per altre persone. Então disseram, você já aguentou coisa pior. Mi hanno detto, tu ormai hai già sopportato cose ben peggiori adesso. Então vamos te suturar sem anestesia. Ti cuciamo le lacerazioni senza anestesia. Então foram mais de 16 pontos. Mi hanno dato più di 17 punti senza anestesia. E depois me abbandonaram. Poi mi hanno lasciato lì. Sozinha na sala de parto. Sola nella sala di parto. E meu esposo já não estava mais lá, retiraram ele da sala. Mio marito era stato allontanato per quello che aveva fatto prima, cercando di aiutarmi, quindi non era più nella sala. Então deixaram a criança em um berço aquecido. E hanno lasciato il bimbo in una parte lì vicino. E ele puxava o pano e quase foi sufocado. Aveva un lenzuolo e un panno davanti, cioè sopra di lui, e siccome era ben agitato, questo lo aggiungo per la puntata, era ben agitato e si metteva il panno sul volto. Então eu comecei a pedir socorro, mas non tinha forças. E non riusciva a respirare. Per questo io me ne accorgevo, perché vedevo il respiro, io vedevo soffocare, e soltanto che non avevo forza di dire aiuto, aiuto, aiuto. Mas non havia quem soccorresse. E non avevo chi potesse ascoltare quella. É algo que esqueci de contar também, durante o percurso, as horas que fiquei no hospital. Uma coisa que me sono scusata di dire é que nelle ore nelle quali ero in ospedale, prima del parto, existiam muitos estudantes no hospital naquele dia. Era um ospedale universitário e c'erano vari studenti. E esses estudantes faziam fila. E davanti a me, questi studenti facevano la fila. Para fazer o exame de toque em todas as mulheres. Per fare l'esame di tocco. Immagino si chiami così, di tocco, dove appunto di tocco per vedere la dilatazione in tutte le ragazze che eravamo lì. Mesmo con muita dor, todas elas esperavam. Con tutto il dolore, anche l'umiliazione di dover appunto essere esaminate da questa fila enorme di ragazze e ragazze studenti di medicina. Bom, o parto foi sofrido, mas ele realmente veio ao mundo, tudo bem, e me perguntaram por que não quis processar o hospital. Il parto è stato molto difficile, mio figlio comunque sta bene, e tutti dopo questo che è successo mi hanno chiesto perché non ho accusato, non ho... Sì, non ho accusato l'ospedale, non l'ho portato in tribunale, adesso mi viene a parlare. Bom, até tentei procurar ajuda policial. Ho cercato, la verità è che ho cercato di farlo, ho cercato supporto anche nella polizia. Porém, não existiam registros médicos sobre quem realizou o parto. Ma di fatto non c'è un registro a oggi, un atto che dice quali medici mi dovevano aiutare nel parto, perché nessuno ha firmato quelle carte. Então não havia nem mesmo um médico para me dar alta médica. Então fiquei no hospital 4 dias abandonada. A tal punto che non c'era neppure un medico che potesse firmare la mia dimissione, e per 4 giorni sono stata lì ad aspettare che qualcuno firmasse le mie dimissioni. Então um médico se sensibilizou com a história de meu filho, que ficou com
con l'olio ferito durante il parto. E un medico ha avuto pietà della nostra situazione, tra l'altro mio figlio, nella difficoltà di uscire, si è ferito a un occhio, quindi aveva l'occhio tutto rosso. Então este médico visitou o hospital para conhecer esse menino que estava com o olho machucado e me vendo naquela situação há dias. Per cui il medico ha cercato di visitare, fare di tutto per visitare mio figlio. Então ele pediu para que ele me desse alta médica. Tra virgolette, senza neppure poterlo, ha firmato le mie dimissioni. Foi um trauma que por muitos anos me atormentou. É um trauma que me ha atormentado por anni e anni. Então me perguntam, né? Quando vem o próximo filho? E ancora me chiedono quando é que viene il prossimo figlio? Sinceramente, não havia respostas positivas quanto a isso. Quando me chiedevano questo, facevo sempre molta fatica a rispondere. Perché o apoio psicológico aqui no Brasil ainda é algo muito difícil. Anche perché l'appoggio psicologico qui in Brasile è una cosa molto difficile solo per chi possono pagare. Sì, e também por conta da, dizem aqui no Brasil que as mulheres têm que ser fortes. E soprattutto perché in Brasile tutti dicono: le donne devono essere forti. Levei então mais de 10 anos para procurar ajuda psicológica. E per questa ragione ho cercato per dieci anni di farmi aiutare attraverso una terapia psicologica. E hoje é tranquilo para falar, mas é uma realidade para muitas mulheres. E oggi lo riesco a dire abbastanza tranquillamente, ma purtroppo devo riconoscere che quello che è successo a me è una cosa diffusissima tra le donne della nostra regione. Infelizmente, ainda hoje existem muitas mulheres que sofrem o mesmo parto desumano. E purtroppo, come me, tante donne nelle nostre periferie vivono parti assolutamente disumani. Ecco, ringraziamo davvero Paola per la condivisione di questa esperienza che non è facile raccontare, immaginiamo che cosa significa. Io le ho chiesto, lo ha fatto per amicizia e per amore anche alla verità e far conoscere la situazione della nostra regione, che purtroppo parla di diritti, ma sono davvero molto storti in tante situazioni. E proprio l'altro ieri stavamo commentando che una ragazzina compie 15 anni e qui in Brasile c'è una festa incredibile. I 15 anni sono la celebrazione della fecondità della ragazza e quindi c'è proprio, si veste quasi da sposa, il padre che danza con lei, poi la consegna agli amici, poi c'è il rito di un ragazzo che le sistema le scarpe per dire, no, la Cenerentola, quasi il principe azzurro. E poi le donne vengono trattate malissimo. Purtroppo è una grande tristezza della nostra realtà. Le donne sono il principio, la forza della famiglia, ma sono trattate davvero senza dignità e con un'arroganza. Noi stiamo anche con l'aiuto che l'ultima volta ci avete mandato, stiamo terminando, quando insomma i ladri stanno entrando continuamente in sta casa benedetta delle donne e la stiamo terminando, ma davvero abbiamo a che fare anche con i ladruncoli della nostra zona che rubano i cavi elettrici e le cose, ma solo per dire che se una donna denuncia violenza, la prima cosa che fa la polizia è prendersela con lei, a dire: ah, se fai così si vede che tuo marito ha ragione, come si fa una donna come te che si permette di denunciare? Quindi immaginate lo Stato che dovrebbe tutelare, invece non aiuta. Davanti a questo, davanti,
davanti a questo desiderio di salvezza e davanti a questo mancato traguardo della salute integrale, mi permetto di concludere questo incontro offrendovi, come dire, tre spunti. Io adesso provo a farvi vedere tre immagini molto, molto veloci, di tre medici, perché ho pensato appunto, medici e missionari siamo nella stessa barca. Come ci aiutiamo in questo tempo fragile? Vi racconto tre medici che mi hanno aiutato in questo tempo. La storia di tre medici che mi hanno aiutato in questo tempo. Spero che aiutino anche voi. Questa medico o dottoressa si chiama Giulia Roscia. Ha scritto questo libro bellissimo che non so se riusciremo a unire le forze, ma sarebbe interessantissimo tradurlo. Daniela, lo mettiamo nei progetti editoriali e vediamo. È davvero stupendo. È una medico, qui non si vede, ma è di colore, quindi già il fatto che è di colore vuol dire che è un'eccezione, una mosca bianca, perché medicina è solo per l'elite. E vorrei leggervi un capitolo di questo libro, che è il racconto di come lei, che lavora, è medico di famiglia, per capirci, nel SUS, in questi ambulatori di quartiere, e racconta come i suoi pazienti l'abbiano curata. Quindi è interessante. Potremmo chiederci, come missionari, come medici, come gente che vuole aiutare gli altri, appunto un po' il percorso opposto che ho cercato di fare questa sera. Potevamo raccontarci le grandi cose che abbiamo fatto e invece ci siamo raccontati un po' di fragilità per dire forse abbiamo tanto bisogno della nostra gente e dei nostri pazienti, perché forse sono loro che ci curano. Magari è una sciocchezza, ma mi piace pensarla così. E vorrei leggervi questo capitolo che si chiama, è il capitolo 31, e provo a tradurvelo per non leggervelo e tradurvelo, che è più noioso. Dice così: Ines, entrata nel mio consultorio, è scritto in modo molto fresco e come un racconto. Dice: Ines è entrata nel consultorio e il mio cuore si è letteralmente gelato. Non ero pronta per vederla, non ero ancora pronta per vederla, e sono stata presa per una grande vergogna, una paura e una tristezza che quasi mi hanno invaso. E in quel momento speravo che quel momento non sarebbe mai arrivato, ma invece lei era lì. L'ultima volta che l'ho vista è stato 2 mesi fa, ed era venuta qui a una visita con il suo marito João. Non riusciva neppure a stare in piedi, era debole. E aveva un forte dolore qui nel petto, pareva un dolore di cuore. Da 10 anni João conviveva con il diabete, ma non lo prendeva sul serio, non prendeva medicine, aveva lasciato l'insulina e mangiava senza regole. E per questo, vedendolo così mal ridotto, si erano decisi insieme di venire da un medico, ed eccomi. E si stava quasi per entrare in pensione e voleva stare un po' meglio per poter prendersi cura dei suoi nipoti e approfittare e poter stare con la donna che l'amava e passare giorni felici dell'anzianità. Aveva accettato di fare
gli esami, aveva iniziato l'insulina, avevo cercato di sistemargli la dose dell'insulina e tutto stava andando bene. I dolori e la debolezza erano scomparsi e anche gli esami del cuore avevano mostrato che non c'era niente di grave. Sembrava che davvero le cose stessero andando nel migliore dei modi. La famiglia era molto felice del suo recupero e io come medico lo stesso, ero davvero molto felice. Ma la vita, ecco davvero la bellezza di queste parole, ma la vita è un mare di incertezze nel quale a volte possiamo perderci e pensando di poter controllare tutto, mentre in realtà non stiamo controllando niente. E João arrivò nel ambulatorio alla fine di un giorno pieno di gente. Non stava bene e aveva avuto episodi di vomito fin dalla mattina. La mia agenda era piena di pazienti e io non potevo attenderlo e ho chiesto a un collega di prendersi cura di lui. L'ho salutato mentre se ne andava e mi aveva detto: sto meglio dottoressa, sto meglio, domani mattina cerco di venire da lei, così le racconto. E c'eravamo lasciati così. João, stai sentendo dolore? No, sto bene, sono solo un po' indisposto, credo che sia stato quello che ho mangiato ieri, ma il medico suo, il suo collega mi ha servito bene, mi ha dato delle medicine e adesso vediamo, ma già mi sento meglio. Adesso appunto non posso andare a casa che inizia la partita di calcio e vado a seguirla. João va a casa e nel sonno muore. Quando ho saputo la notizia, quasi sono caduta dalla sedia. Mi sono sentita avvolta da un senso di colpa e la percezione della nostra fragilità mi ha quasi consumato. Sono rimasta alcune ore tentando di intendere cosa avevo potuto sbagliare e ho sentito così tanto dolore che alcune persone per giorni mi chiedevano che cosa avessi fatto. Non riuscivo a sorridere. Sono rimasta giorni e giorni senza riuscire a parlare con nessuno. Perché essere medico è una missione delle più difficili. Ma dopo tutto questo, Ines, che è la moglie di João, era qui davanti a me e pensavo che iniziasse a lanciarmi offese, insulti, pietre, ma lei invece era venuta per curarmi. E gli ho chiesto: come posso aiutarti oggi, Ines? E lei mi ha risposto così: sono venuta solo per ringraziarti, dottoressa, per tutto quello che hai fatto per il mio marito. È stato per mesi sotto la tua cura. E con le sue parole, dottoressa, e con la sua capacità è riuscito a prendere le medicine e a curarsi. Ha recuperato, grazie a lei, il gusto per la vita e abbiamo vissuto mesi felici. La pressione era sotto controllo, il glucosio si era abbassato, i dolori erano andati via. João, ti amava molto, dottoressa, e tu hai fatto quello che potevi fare, ma ora lui se n'è andato
Nessuno poteva impedire questo. La mia famiglia, tutti noi, ti ringraziamo. Sei stata, scusate, sei stata una grande benedizione. Ho pianto. Il signor João era una figura, era una persona simpatica. Era conosciuto da tutti nel quartiere, ha lavorato molto tutta la vita e è morto appena era andato in pensione. Era molto simpatico con me e con tutti i miei colleghi. E dice Ines, questa settimana, no, e sapete, dice l'autrice, questa settimana una paziente ha parlato con la cardiologista e mi ha fatto i complimenti per dire che la stavo accompagnando bene. Un'ostetica che ha ricevuto una mia paziente nella maternità mi ha detto che l'ho aiutata nel prenatale. Queste cose danno gusto di vivere, la gioia di una collega, la percezione di poter fare quello che possiamo per gli altri. È bello sentire che stiamo in un cammino sicuro, ma quello che mi ha aiutato a recuperarmi da questa percezione di fallimento totale, e davvero lo stavo sentendo fortissimo, sono state le parole della signora Ines. Ecco, ho letto questo capitolo perché appunto alle volte abbiamo la percezione che come missionari, come medici, abbiamo questa missione gigante di dover salvare a tutti i costi le persone. Non sappiamo magari accettare il nostro fallimento o accettare i fallimenti. Prova ne sia che, se è vero, continuo a sentire, e sto, insomma mi informa abbastanza, che nelle università di medicina si parla ben poco della morte. Quasi come se fossimo medici e missionari macchine di vita, ma la vita ha un limite, la vita, se la vogliamo salvare, qual è la salvezza, cosa vuol dire curare? Credo che questa testimonianza tocchi profondamente, perché ci sono medici che possono fare il loro lavoro e lo fanno male, fanno nascere un bambino, ma distruggono una persona. E possono essere medici che fanno la loro parte, ma poi la persona muore, ma la salvano. E io credo che come chiesa, come ospedali da campo, alle volte abbiamo, gli altri ci guardano chiedendoci vita e possiamo dare invece la percezione che siamo dei professionisti. E i medici che fanno bene il loro dovere senza umanità, e noi missionari che facciamo il nostro dovere semplicemente perché inquadriamo la gente dentro delle regole. Credo che Papa Francesco ci abbia uniti in modo indissolubile dicendo che la Chiesa deve essere un ospedale da campo, quindi medici e discepoli missionari, quindi battezzati, siamo nella stessa, come dire, compagnia. E se riesco a fare altre due accenni veloci, un'altra medico di un libro straordinario, uno dei più belli che abbia mai letto. È una medico di San Paolo, della città dove vivo. La morte un giorno che vale la pena vivere, è colei che ha in Brasile sviluppato le cure palliative. E notiamo che sia lei che l'autrice precedente volevano lasciare l'università per una grande crisi di senso che avevano vissuto. Come per dire che per curare davvero a un certo punto bisogna accettare quasi di essere feriti, come se per essere medici e anche veri missionari occorre
lasciarsi ferire, perché quello che gli va tutto bene, non conosce, non si rende conto del dolore che abita l'altro. E allora questa donna, questa Anna Claudia, che lavora oggi con un'equipe medica qui nel centro di San Paolo, racconta le prime visite da giovane studente. Nel suo libro racconta il dramma di una visita domiciliare, era ancora appena laureata, quindi faceva i turni di notte, no? I famosi turni di notte che tutti i medici conoscono. Le guardie, e la chiama una mamma perché il figlio malato di cancro sta malissimo, e vede entrando nella camera di questo ragazzo piegato dal dolore, avvolto, scusatemi, dal vomito e dalle feci, rantolando dal dolore. E la sua collega diceva: ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, è malato, non c'è niente da fare. Lei si chiedeva, sì, ma è possibile che noi diciamo sempre non c'è niente da fare, non c'è niente da fare? Cioè, questo qua sta male. Ma noi le cure le abbiamo fatte, sta male perché sta male. E quindi di lì, questo e altri casi, davanti al non c'è più niente da fare, lei diceva, no, c'è il dolore che è da curare. Cioè, questo qua, ok, che non lo possiamo, come dire, risparmiare dalla morte, ma potremmo dargli una morte degna. E quindi racconta tutto il suo travaglio, tra l'altro anche lei lascia l'università perché non ce la faceva più a studiare medicina, davanti a questo, abbiamo fatto tutto, e io dice, ma allora non è salvezza, questo qui è non far morire, ma la gente prima o poi muore. Quindi dopo un po' gli amici, la vita, la portano a riprendere gli studi e diventa la grande dottoressa delle cure palliative brasiliane. Una dottoressa di una sensibilità incredibile, scrive questo libro, ed è per questo che vorrei citarvelo, perché ho imparato alcune cose da lei. Soprattutto attraverso uno studio attento dei casi che ha accompagnato alla morte, si accorge che nella vita, anche sulla scia di un libro di un'infermiera australiana che ha scritto i 5 pentimenti prima di morire, lei li riconsegna, li ritraduce. Purtroppo anche questo libro non è tradotto in italiano, ma varrebbe la pena. Io nel caso ci offriamo a tradurlo anche in modo rudimentale, ma è davvero stupendo. E dice così, che prima di morire tutti noi passiamo per 5 pentimenti. E io leggendo questi, fragilità, cura, quale salvezza, ho pensato di riproporveli perché a me hanno fatto tanto bene, per chiedermi, e io oggi che faccio? Il primo pentimento di tutti quelli che stanno morendo è, o quelli che lei ha accompagnato, è: mi pento di non aver vissuto autenticamente. Cioè, mi rendo conto che la mia vita l'ho vissuta per fare bella figura davanti agli altri. Ora che la morte è come un muro, porca miseria, tornerei indietro, avvolgerei il nastro e proverei a vivere in modo autentico. Primo pentimento che passano tutti. E davanti al quale io mi chiedo, ma cos'è che potrei... Qual è quella cosa per la quale potrei pentirmi di aver vissuto per essere visto dagli altri? E mi sta mettendo un sacco in crisi sta roba qui, perché anche noi abbiamo la sindrome del buonino, del bravino, dell'essere bravo dottore, del bravo missionario, e sta roba mi sta muovendo dentro. Secondo, aver nascosto i sentimenti, aver avuto paura di dire sto male, mi viene da piangere, piango, sono felice, ma ad aver, come dire, vissuto dentro un, come dire, un batuffolo che ha tranquillizzato tutto, che ha nascosto anche le contraddizioni che abbiamo dentro. Terzo, non aver dato tempo alle cose importanti, aver investito tempo in altro e non nelle cose che contavano. Arrivare davanti alla fine della vita e dire porca miseria, potevo dare più tempo, non so, a un mio hobby, a una cosa che mi faceva bene, a una cosa bella.
Quarto, non aver dato tempo alle relazioni essenziali. Quinto, sarei stato più felice se avessi e invece non ho avuto il coraggio. Ecco, questi medici, senza volerlo, sono quei doni che ti arrivano tra le mani, li inizi a leggere, poi i logaritmi, come dire, le cose della vita ti portano a incontrarne altri. L'ultimo e finisco. Augusto Curi è lo psicoterapeuta più letto in Brasile, ha venduto più di 25 milioni di libri solo in Brasile, è uno degli psicoterapeuti più letti nel mondo perché ha un linguaggio, tra l'altro alcuni suoi libri sono anche tradotti in italiano, ha un linguaggio molto popolare proprio per scelta sua pensate che è medico e si è messo in testa di studiare come nasce il pensiero, perché dice tutti i grandi pensatori hanno gestito i pensieri, li hanno messi uno dopo l'altro inventando teorie, costruendo filosofia, pensieri, eccetera. Lui invece si è chiesto, davanti alla sofferenza delle persone che visitava e che non riusciva a salvare perché la malattia restava, e quindi lui dice, racconta che da giovane studente, quando andava con gli altri medici o studenti a fare le visite e il primario usciva dalla camera, lui restava e diceva al malato: ascolta, ma com'è che stai tu? Cos'è che ti fa soffrire? Al di là del dolore, ma cos'è che... E si sentiva dire: ah, dottore, io soffro perché poi devo lasciare la mia famiglia, oppure io di notte sogno che questa malattia mi invaderà, oppure spero di poter guarire. E ascoltando le lacrime, le gioie di questi pazienti, nei tempi, come dire, nelle vacanze, nelle cose, quando ha finito l'università aveva già 3.000 pagine scritte di una teoria che è diventata adesso, come dire, un insieme di infinito di libri che cercano di aiutare le persone a prendersi cura della propria mente, dei propri pensieri. Dice, come dire, ha inventato, ha riconosciuto la sindrome del pensiero accelerato, che tra l'altro è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per dire che attraverso i suoi studi vuole aiutare le persone a vivere meglio e a riconoscere che ciascuno di noi, al di là delle proprie ferite, delle proprie fatiche, del proprio passato difficile, delle proprie cose che apparentemente non vanno, può essere autore di una vita bella, di una vita che vale la pena essere vissuta. È l'autore del libro Il venditore di sogni, che è diventato il famoso film che insomma è visibile nei vari canali di appunto Netflix e altre agenzie di film. Ecco. E solo per dire che questi tre medici mi hanno aiutato, mi stanno aiutando molto in questo periodo. E solo per dire, concludiamo, che la nostra missione è molto unita, che possiamo vivere la nostra missione mostrando una faccia forte e imbattibile, che poi farà i conti con la realtà perché non è così, oppure possiamo mettere in corsia o in campo o in chiesa le nostre fragilità e riconoscere che davvero, se non siamo curati e feriti, non riusciremo a curare e ad accompagnare chi soffre. Ringraziamo Paola anche della testimonianza non facile che ci ha offerto, e grazie a tutti. Veramente grazie a Paola e a te, Luca. Vediamo se c'è spazio per qualche domanda, perché ci ha lasciato molto, molto sgomenti, certo, l'esperienza diretta di Paola, per quanto in teoria immaginare che la salute non è
non è certo uguale, ma neanche minimamente dappertutto. E volevo dire questo, quello sintetizzando, insomma, quello che mi è ancora di più venuto in mente come sensazione, come riflessione, la pandemia credo che abbia soltanto fatto emergere ancora di più quelle che sono quella che è la cruda realtà e quelle che sono comunque le mancanze e le tremende diseguaglianze di questo nostro mondo, dove solo la parte minore, la parte bianca, la parte ricca può vantare di poter pretendere il diritto alla salute. Pretendere. Cioè è inimmaginabile che dove si parla comunque, perché il bello è che si parlava di umanizzazione del parto, almeno non se ne fosse parlato, e uno sapeva che andava in una catapecchia, ma voler dire che c'è umanizzazione del parto. Quindi veramente quello che emana tra le tante osservazioni, tra tutto quello, tra la testimonianza che ci hai dato, la pandemia ha soltanto sottolineato, insomma, fatto emergere, reso ancora più trasparente quello che, cioè, ma la realtà è già dura per conto suo. Infatti credo da tue mille parole, mille testimonianze, racconti, saltato fuori questo. Magari anche se, intendo anche di altri momenti, magari se anche per chi non lo sa, ma anche molto rapidamente ci vuoi dire qualcosa anche dei giovani che seguite, che stanno con voi, insomma, di quello che fate per cercare di quello che fate, punto. Intanto cerchiamo di vivere, perché quello che ho cercato di condividervi non è una teoria, ma è ciò che mi fa stare in piedi, perché davanti alla pandemia, davanti alle tante sfide, alle volte c'è il pericolo. Se arrivi e vuoi fare la lista delle cose che che riesci a conquistare, resti molto deluso, ecco. Quindi mi pare che questo è tutto un lavoro che stiamo facendo e che sto facendo e che credo che ciascuno di noi debba fare per stare in piedi, perché alle volte se si pensa di fare il medico, di fare il prete, di fare il missionario, di fare e fare la lista delle cose che si conquistano, io credo che sarebbe abbastanza fallimentare. Capisco perché Annalena, scusate se mi rifaccio a lei, ma davvero quelli io sono nessuno, ha uno spessore bello intenso, e anche quella fatica che lei faceva di avere a che fare con le ONG che devono sempre rendicontare le conquiste. Io ho cercato di parlarvi della missione proprio scegliendo un punto di vista. Poi certo ci sono cose che facciamo e cerchiamo di vivere, e questo è quello che facciamo, anche solo ascoltare, dare la parola a Paola, una donna straordinaria, una donna che è un medico, che lavora, che adesso può mettere a disposizione questa fatica a tutti noi e alle persone che attende. E per questo anche in questo periodo si è specializzata in disturbi alimentari, in fitopatologia, proprio perché vuole aiutare. Adesso appunto lavorerà nel nostro centro di ragazzi e bambini e adolescenti, proprio come supporto alla loro crescita. A partire da che? A partire da questa cosa che si è dovuta fare e dovuta lavorare dentro di sé. Quindi la nostra area principalmente è l'area educativa e sociale, quindi stiamo appunto sperando di portare a termine questa casa della donna, che è un'intuizione che è nata proprio agli inizi, quando ci siamo visti le prime volte. Voi siete stati di quelli che ci hanno aiutato per primi, dove accoglieremo donne in stato di violenza, o cercheremo di aiutarle attraverso avvocati, percorsi, ascolto. E poi abbiamo questo centro per ragazzi e bambini, dove riusciamo a lavorare con 450 famiglie,
E poi abbiamo altri progetti che cercano di aiutare lo sviluppo della dignità della persona, con varie cose, musica, sport, eccetera. Più, e non lo dico perché non fa molto, però tutto l'annuncio del Vangelo che cerca di essere un annuncio liberante. Lavoriamo in alcune favela, lavoriamo in alcune zone con giovani, con ragazzi, con bambini, con famiglie, e appunto cercando di mettere a servizio questa nostra fragilità, questa nostra sì, questo cercare di dare senso alla vita, metterlo a servizio e fare strada insieme. Io credo che il titolo di Giulia Roche, Apparenti che pazienti che curano, sia il titolo che potrebbe andare benissimo per le nostre vite. Saremmo qui per aiutare gli altri, questa è l'idea del missionario, del medico, e invece siamo qui anche molto aiutati. Sarebbe bello, pensavo, sarebbe bello se ciascuno di noi potesse scrivere un libro. Non so, i fedeli che mi hanno fatto crescere nella fede, o i pazienti che mi hanno curato. Credo che come medici, missionari, preti, operatori del benestare potremmo, sarebbe bello che potessimo ciascuno di noi scrivere un libro, anzi lo invito a fare, magari così un diario, tenere un diario per dire, guarda, quella paziente ho capito quello da quella persona che aveva bisogno, come dire, ho imparato questo, e credo che è la posizione che ha avuto Annalena sempre. Ha fatto, intanto non ha mai voluto farsi chiamare missionario, perché c'è dietro quest'idea che, come avete visto, anch'io cerco di smontare facilmente, anche perché lo sperimento fortissimo. E soprattutto lei può dire di aver imparato la fede in un ambiente musulmano, io potrei dire di averci capito qualcosa di più della vita nelle periferie, di chi sono nelle periferie del mondo, e così siamo in cammino. Ecco. Domande qualcuno, o comunque osservazioni? Giorgio, ci hai raggiunto? Anche, non so, Walter, Laura... Ciao Daniela, posso? Francesco, ci sei ancora? Ciao. Ottimo, ciao. Ciao! Volevo ringraziare padre Luca e la dottoressa Paola, veramente un bellissimo incontro. Francesco, prendere la telecamera. Così. Aspetta che provo. Ci sono, ecco. No, grazie veramente, perché è stato un incontro per me bellissimo e pieno di spunti, ma lo dico veramente col cuore, perché... io sono un medico rianimatore, quindi condivido molte delle cose che avete detto e le prenderò come spunto per la mia vita quotidiana, no? Perché non è sempre facile. La dottoressa Paola parlava dell'umanizzazione del parto, è fondamentale, ma l'umanizzazione delle cure in generale. Spesso ci atteggiamo come dei tecnici, no? Delle cure, studiamo cose sempre più sofisticate, però se non abbiamo la capacità di metterci dalla parte del paziente, quindi capire quello che prova il paziente, quindi nella realtà quotidiana stare dall'altra parte, non riusciremo mai a essere dei buoni medici. Di questo sono sempre più convinto. E a volte non vanno di pari passo, cioè il tecnicismo, l'avanzamento della tecnologia con l'umanizzazione delle cure. Purtroppo non è una cosa che viene da sé, e spesso non ce lo insegnano neanche all'università, non ce lo insegna nessuno questo. E solo quando riusciamo ad umanizzare le cure possiamo fare poi l'altro step, cioè essere curati dal paziente. Ma se non passi appunto dall'umanizzazione, questo non è mai possibile. Un'altra considerazione bellissima che mi hai dato tu, padre Luca, è quella che a volte diciamo non c'è niente da fare, no? Non c'è niente da fare. Io come rianimatore spesso mi trovo a pensare questo, soprattutto in questo tempo di pandemia. In realtà ho visto che è lì che inizia il lavoro del medico. Quando non c'è niente da fare, in realtà c'è
un mare da fare, perché c'è da accompagnare quella persona verso un processo che a volte dobbiamo accettare, che è il processo della morte. Ma se riusciamo a essere presenti in quel momento, riusciamo a fare tantissimo per il paziente stesso. L'ultima cosa, il consiglio di questi libri, non vedo l'ora di leggerli, non so se sono l'idea di provare a tradurre, Daniela, di fare un progetto di traduzione potrebbe essere bello. Grazie ancora dell'incontro, veramente bello. Grazie. Grazie a dottoressa Paola, grazie a padre Luca. Grazie Francesco, lo sapevo che ci volevi te. Altri? Io mi inserisco innanzitutto per salutare e congratularmi anch'io per la toccante relazione che ha fatto sia padre Luca e la testimonianza di Paola. Volevo dire che colgo soprattutto nell'aspetto del riconoscere le proprie fragilità, l'importanza che noi possiamo mettere nella cura delle persone, cioè solo riconoscendo le nostre fragilità possiamo capire fino in fondo la persona che abbiamo davanti. Allora qui mi viene in mente quante volte noi applichiamo il pregiudizio verso quella persona che abbiamo davanti. Non parliamo, non so, della persona che ha dei disturbi mentali, ma anche quelli, diciamo, non gravi, nevrotico, che noi spesso vediamo, abbiamo visto nelle nostre corsie o che ci troviamo di fronte e che ci racconta a suo modo e che noi diciamo, ma questo, insomma, racconta quello che vuole, questo racconta, insomma, è un funzionale, lo etichettiamo subito e cerchiamo anche a volte di tagliare brevemente, di tagliare corto il colloquio con la persona, ecco. Quindi questo del pregiudizio, che poi è il pregiudizio anche verso il lebbroso, pensiamo che il lebbroso era considerato proprio fuori del tutto dalla società, considerato un demone, insomma, si può dire. Ecco, a volte noi lo applichiamo anche verso i nostri pazienti e questo, insomma, ci deve far capire come anche noi dobbiamo riconoscere delle fragilità che ci servono poi per trasmettere la cura verso queste persone che hanno delle patologie che spesso noi non comprendiamo bene. Grazie Walter. Altri? Posso dire qualcosa? In questo momento io sono pediatra, lavoro qui a Forlì, mi trovo, cioè, a dover rapportarmi soprattutto con i genitori di bambini che sono in quarantena o in isolamento e trovo che come dire, dover rispettare certe procedure così rigide, così crea veramente una grossa difficoltà nei rapporti, cioè anche con noi, diciamo, medici che nonostante tutto vorremmo cercare di essere vicini a queste persone, però come dire, siamo incasellati all'interno di quelli che sono dei percorsi nei quali noi non abbiamo, diciamo, un ruolo determinante, perché soprattutto qui da noi è il servizio di igiene pubblica che gestisce prevalentemente questi percorsi, per cui veramente anche come medici ci troviamo, io stessa mi trovo così, come dire, un po' spiazzata, cioè a dover dare delle risposte alle quali i genitori non pensano che noi non li stiamo aiutando, ecco. Dobbiamo ritrovare forse anche qui un ruolo, un nostro ruolo che sia un ruolo che ci avvicina a queste persone, a quelle che sono le loro difficoltà, difficoltà più che altro di tipo organizzativo. E questo momento anche per noi è difficile, nonostante qui abbiamo, diciamo, sicuramente un servizio sanitario che funziona, che ci offre tante possibilità, i tamponi, i controlli, eccetera. Però sicuramente è un momento difficile, ecco. E dovremmo ritrovare appunto anche così questi rivalutare l'umanizzazione, ecco, di questi percorsi. In questo momento lo sento come un'esigenza, mi trovo incasellata in percorsi che capisco che devono essere così, ma che mi rendo conto che creano tanti problemi alle persone.
Adesso non so se sono stata chiara in quello che volevo dire, ma sicuramente stiamo vivendo un momento difficile, nonostante abbiamo un servizio sanitario che per tanti aspetti funziona, ma siamo veramente in difficoltà, ecco. Ciao Luca. Ciao Giorgio, che bello. Ciao, senti, innanzitutto un grande abbraccio. Grazie. Poi una cosa bellissima che hai fatto, che commuove, che nello stesso tempo a me, che ormai ho una certa età, mi fa ripercorrere una strada e mi spinge a continuarla questa strada, cioè quella proprio di pensare all'altro come il fratello, pensare all'altro come uno che ti manca, che ha bisogno, cioè non tanto tu hai bisogno di lui, ma lui ha bisogno di te e io ho bisogno di te, cioè proprio una comunione fra le persone. Questa è una cosa che deve, ognuno di noi deve sempre ricordare, deve sempre considerare, cioè un rispetto dell'altro, una rabbia che ti viene quando non riesci a fare quello che vorresti fare, ma soprattutto il non riuscire a fare e magari non riuscire a capirlo e non riuscire a farti capire. Io spero che questa epidemia, che io pandemia, che io preferisco chiamare come sindemia, perché come diceva Daniela, svelato che c'è un mondo che noi abbiamo dimenticato, un mondo che esiste sempre, che è sempre esistito, ma che noi tendiamo a dimenticare perché siamo chiusi nel nostro ego, nelle nostre... Quindi spero che questa sindemia in qualche modo ci dia la forza per non dimenticare gli altri, ma soprattutto per cercare di cambiare quello che si può cambiare. Cioè anche nei confronti della nostra sanità, che dovrebbe essere una sanità perfetta, invece abbiamo visto che ci sono tanti, tanti difetti, tanti problemi, una sanità che è diventata profitto, una sanità che è diventata azienda, che tende a dimenticare l'altro perché devi fare le cose in fretta, perché i posti letto sono pochi, perché ti rischi di cadere, come diceva Francesco, nel tecnicismo. Cioè, ecco, bisogna che noi consideriamo questo, bisogna avere la forza, la capacità, il coraggio anche di rapportarsi con gli altri, cioè gli altri intendo quelli che dirigono la macchina, quelli che si ritengono implacabili. Cioè noi vediamo ad esempio continuamente questa carrellata di personaggi in televisione, no? Che sono tutti bravi, che sono tutti giacca e cravatta, che hanno tutti ragione. Nello stesso tempo vediamo che il bene degli altri passa anche attraverso un scambi di potere politico, no? Cioè io non faccio questo perché mi conviene non fare questo, ma non perché conviene agli altri, perché conviene a me come partito, a me come politica. Quindi le considerazioni sono numerose, sono tante, sono belle anche le testimonianze dei libri che tu hai riportato. Sì, effettivamente bisogna essere più attenti, bisogna essere più addentro ai problemi, bisogna soprattutto non dimenticare l'altro, e quindi perché l'altro poi siamo noi, ecco. Mi vengono tante altre cose da dire, ma non la voglio far lunga, anche perché non è il momento. Grazie Giorgio.
c'è qualche un altro che vuole condividere? Se no, non so, ci lasciamo e ci diamo un altro appuntamento, ci lasciamo per ora, stiamo insieme comunque, non possiamo non continuare e ci diamo sicuramente un altro appuntamento per continuare il nostro percorso di condivisione e magari darci delle altre novità o delle altre idee anche pratiche e concrete. Veramente so che esprimo il parere di tutti, i sentimenti di tutti. Grazie, un grazie immenso, un buon lavoro, buon tutto, e quello che cerchiamo, che possiamo fare in ogni momento ce lo devi e ce lo dovete chiedere, e troveremo anche il modo di mettere in pratica, insomma, di cercare di mettere in pratica il più possibile, di fare qualcosa anche ancora insieme, e sapendo che siamo insieme, non sono parole. Grazie, allora possiamo, perché non vogliamo qui dopo è tardi, è notte, non vogliamo, e voi avete le vostre comunque cose da fare, non vogliamo affaticare né voi né i nostri amici che sono rimasti con noi. Sapete che anche potrete rivedere o fare sapere ad altri amici che non hanno potuto partecipare stasera alla registrazione dell'incontro nei siti delle tre associazioni, della comunità di Villa Regia e delle nostre associazioni, e poi potremo, dove ci sono anche i riferimenti, per mettersi in contatto con le mail, eccetera, direttamente sia con Padre Luca che con noi. Grazie Luca, grazie Paola. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.